Bella amici terrestri, qui è The Alien ed oggi siamo qui con il mio 131esimo e assoluto gameplay. Siamo sempre qui sul grande e mitico Monster House, ma banda alle ciance e ciancio alle bande, iniziamo la sfida! Oh, siamo sopra l'ingresso della casa di Nevercracker. Vediamo un po' se il tappeto lingua ci fa qualcosa anche qui. La casa si sta svegliando. Mi hai tolto le parole di bocca, DJ. Anche la lingua fa un effetto sopra. Qua non c'è niente di interessante. Vabbè, entriamo qui dentro. Questa scommetto che deve essere la stanza di Nevercracker e Constance. E dormono in letti separati. Forse il perché l'ho capito. Scommetto che Nevercracker era stanco che sua moglie lo schiacciasse come un verme mentre dormivano. E quindi hanno deciso di fare letti separati per ognuno di loro. Questo lo posso anche capire per Nevercracker. Ma per Constance non lo so. Penso ci sarà rimasto male di questo. Servirà l'impugnatura per aprire la grata del camino. Ok, facciamo fuori la sedia per la terza volta. Forza, ancora un po'. Ok. Oh, una scimmia. Che cosa abbiamo qui? Una scimmia giocattolo. Una chiave rossa. Scommetto che ci servirà per aprire la porta rossa. Proprio così. Che cosa succede qui? No! Minchia! Qua è finito tutto in sopra sotto. Sono sicuro che mi tornerà utile. Il letto si trova nel muro e il muro si trova nel pavimento e non ci sto più capendo un HP di nulla. Vabbè, usciamo. Sono troppo confuso per dirlo. Apriamo qui. Bene. Spegniamo il fuoco. Ed entriamo. Tutti questi oggetti mi stanno facendo venire un'idea davvero niente male. Vabbè, tanto avrei voluto farmi fuori lo stesso sedia, anche senza la luce. Ma vabbè, divertiamoci un po'. Aspettate, prima dite formage. Nessuno si muova. Ora il fuoco è diventato blu, figo. Prendiamo la ricarica per la fotocamera istantanea. Di nuovo la luce, ma ormai i mostri sono finiti. Ah, volevo distruggere quei vasi. Vabbè, trasportiamo in... Prima dobbiamo spostare quella roba lì dove si è arrampicata Jenny nel primo video di Monster House. Colpo di tosse. Ok. È pesante. Certo, DJ, è così pesante che ho visto gli uomini più muscolosi della Terra che sono morti per questo. Ma fammi il favore. Ah, non posso distruggere il vaso che sta sopra. Cavoli, che cosa c'è in questa cassa? Un cadavere, se non l'hai capito. Ancora una spinta. Cavoli, che cosa c'è in questa cassa?
Non lo so, magari un cadavere. Oh oh, la luce ci sta per picchiare, ma non ce l'ho fatta. Qua niente di che, peccato. E ora saliamo qui sopra. Ragni di tegole. Entriamo qui dentro. Accidenti, che confusione. Ottimo, senza dubbio mi servirà. Stiamo attenti a quei tubi ballerini. Oh, gettoni per il gioco. Qua non possiamo aprirla. Oh, una scimmia giocattolo. Tubi ballerini. Altri ragni di tegole. Prima i vasi, i libri e il resto. E ora anche gli orologi da tavolo. Ma qua siamo matti proprio. Altri ragni di tegola. Che botta. Ora i tubi ballerini. Niente di che. Oh, sei fatti sotto, sediaccia di merda. Strano, se questa è la chiave blu, perché allora qua non c'è la porta blu? Oh, bello questo salotto. DJ, sono qui! Che ci fai lassù? Quello che faresti tu se fossi quassù. Cerco un modo per non essere più qui. Pensavo che fossi morto con quei tubi d'acciaio. Qua perché è tutto balla? Altri tubi ballerini. Una scimmia giocattolo. Ok, ora me ne mancano solo 20 per trovarle tutte. Non posso, ce n'è anche una qui. No, lì c'è solo un telefono del cavolo. Ecco qua Nevercracker con sua moglie. Uno più brutto dell'altro. Ehi, ma questa è la sala di prima. Però perché ora il muro è diventato il pavimento, e il pavimento è diventato il muro, e il soffitto è diventato il muro? Non ci sono. Oh, cago qua su Nevercracker. Questo è per aver rubato la palla di Timballo. E per aver rubato soprattutto il triciclo a quella bambina all'inizio del film. Beccati questo, Nevercracker, e anche te, Costa, spero di odiare i bambini. State tranquilli, amici terrestri, ho utilizzato la mano e la bocca. Non ho emesso suoni dal fondo schiena. È solo mano e bocca, ve lo posso garantire. Adesso qua il soffitto è diventato il pavimento. E il pavimento è diventato il soffitto. E ci sono vasi che cadono dal cielo. Caspita, questo sì che è un bel sequel di attività paranormali. Vabbè, facciamo fuori i metal crabs e i ragni di tegole. Facciamo anche fuori questi oggetti volanti. Tappona sedia. Già, ho provato a spingere e non ho pensato di tirare. Grazie tante per il tuo prezioso aiuto. Forse possiamo provare ad aprirla con il tuo tagliente umorismo. Scusa, divento sarcastica quando ho paura. Beh, sarà meglio che trovi un'altra uscita. Thank you.
Ecco che si è accesa la luce per far avvisare i nemici. Ma vabbè, tanto che ho voglia di distruggervi lo stesso. Io non conosco la paura, io sono un duro. Quadrato! Meno male che quel albero non ci ha presi. Altrimenti avrei dovuto ricominciare tutto da nada, cioè zero. Ok, ora entriamo qui dentro. Solo i deboli. Esatto. Jenny, te sei una forte, non una debole. Muori, sedia. Apriamo questo cassone. Forse più tardi mi tornerà utile. E distruggiamo quel lucchetto. Proprio in mezzo agli occhi. Quasi. Ed entriamo qui. Oh, eccoci in un bagno, il luogo più sicuro della Terra. Neanche gli assassini potrebbero entrare qui dentro, perché sanno tutti che il bagno è un luogo dove bisogna sempre bussare prima di entrare. Ora anche la TV si è messa contro di noi. Dai, io ti ho sempre guardato i tuoi programmi. Perché mi fai questo? E poi un'altra cosa, amici terrestri. I miei genitori hanno sempre detto che troppa TV fa male, ma non immaginavo fino a questi punti. Ma vabbè, facciamola fuori prima che sarà lei a fare fuori noi, letteralmente. Cadi TV, anche se ti ho sempre voluto bene. Meglio sbrigarti prima che ti chieda! Mi dispiace, TV. Ho un brutto presentimento. Anche se ti ho sempre voluto bene. Ma sono costretto a ucciderti. Perché è così. Ecco un'altra scimmia giocattolo. Buono. E speriamo che non ci siano altre cose strane da attenderci. Oh, gazzosa! E gettoni per il gioco. Ah, questa qui deve essere di certo una camera degli ospiti se è così ben lustrata. I ragni di tegole e i metal crabs. Apriamo qua il coso delle armi secondarie e prendiamo. Cos'è questo? E prendiamo il bibitone del McDonald's. Voglio una Coca-Cola. Grazie. Ed ecco qua, riforniti per bene. E ora entriamo qui dentro. Ah, ora ci mancava solo il boss a sorpresa. Solo la mia immagine. Ah, mancata! Un fantoccio di Constas composto con un lampadario. Antico, per l'appunto. Stiamo attenti a questo coso prima che ci faccia del male. Oh oh! A tutte le tre dita! E ora spegniamo la candela. Ok. Preparati a subire quello che ti meriti, grassona che non sei altro. Ti hai provato? Sì, ci sei
andate vicino, ma l'andarci vicino non basta. Forza, sottospecie di ridicola grassona. Copia venuta male di zia Beth, di Marchecos Getting Up. Spegniamo l'altra candela. Ah, ci hai solo provato, ma il provarci non basta. Per vincere. Contro una ragazzina. Ci hai provato? Io non mi faccio battere dai manichini. Sono loro che si fanno battere da me. E ora spegniamo l'ultima candela. Cerchio. X. R1. Il fantasma di Constance. Più sono grossi e più è difficile farli fuori. Però ricordati anche di un'altra cosa, Jenny. Più sono grossi anche più si fanno male cadendo. Sa, ricordatelo in futuro quando avrai a che fare con altri boss di questo tipo. Amici terrestri, se sentite un rumore è soltanto il mio cane. Vuole solo entrare per giocare con me. Lui è un bel patatone. Ma vabbè. Bene, amici terrestri, il video di oggi termina qui. Se vi è piaciuto, mettete un bel like, un commento e iscrivetevi al canale. Intanto vi ricordo, come sempre, di condividere il video e attivare la ding dong per non perdere le novità del canale. E noi intanto ci rivediamo con un nuovo video e... Ciao!